Salve a tutti, siamo presso la libreria Mondadori di Roma con Giulietto Chiesa per la presentazione del libro Putinfobia. Il titolo Putinfobia richiama la paura verso Putin. Brevemente, senza svelare tutti i contenuti del libro, su cosa si basa questo timore? Beh, tante cose, ho scritto un libro sopra. No, ci posso dire, io credo che sia è un libro necessario, perché c'è un tale clima in Occidente per cui Putin è il responsabile di tutto ciò che accade, che bisognava trovare un modo per spiegare una versione opposta. Noi abbiamo un mainstream che mente praticamente a 360 gradi, gli attribuisce tutte le responsabilità del mondo e ignora il fatto che la Russia non ha nessun bisogno, assolutamente nessun bisogno, di conquistare nuovi territori. La Russia è l'unico paese al mondo che ha tutto quello di cui ha bisogno, e quindi si capisce subito che la crisi non nasce dalla Russia, ma nasce dall'Occidente. Questo è l'intero scopo dell'operazione mediatica in corso, assegnare alla Russia la responsabilità della crisi mondiale, mentre la Russia in realtà non c'entra niente, semmai la subisce, e quindi il libro già si parte da lì. Poi naturalmente io spiego molte cose che riguardano non tanto la storia quanto il titolo che avevo dato inizialmente al volume, cioè era Russofobia 2.0, perché la questione non è solo Putin, la questione è la Russia. E questo libro nasce da una riflessione su un altro libro scritto da Arnold Toynbee, che è intitolato Il mondo e l'Occidente, dal quale emerge storicamente una seconda verità che tutto il nostro mondo non riconosce, cioè che è sempre stato l'Occidente che ha assaltato il resto del mondo, che ha attaccato la Russia, e la Russia è sempre stata un ostacolo insormontabile. Questa è un'altra cosa che va detta. Perché adesso 2.0? 2.0 perché adesso la russofobia e la putinfobia sono diventate un'arma, una vera e propria arma che prepara la guerra. Quindi questo va raccontato. In che senso è questa arma? Nel libro si racconta dettagliatamente e analiticamente. Nel testo si affronta anche il problema della contrapposizione economica e militare tra Stati Uniti e Russia. Cosa ci può dire in merito? Io dico, nel libro spiego, non è una seconda guerra fredda. Molti in Occidente e in Russia ribadiscono che forse siamo all'inizio di una nuova guerra fredda. Non è così. Questo è l'inizio della terza guerra mondiale e non è per niente fredda. Siamo già in guerra, siamo già in uno stato di guerra permanente, che non si è ancora manifestato in forme militari, semplicemente perché siamo nella fase preparatoria. Una guerra di queste dimensioni non si prepara in due giorni, si prepara in un decennio, grosso modo è il decennio che prepara la guerra. Siamo già entrati, nel 2014 siamo entrati nel decennio che potrebbe sfociare in una guerra mondiale, e questa volta, se c'è questa guerra mondiale, sarà una guerra distruttiva. Non c'è il minimo dubbio, è una guerra distruttiva dell'umanità intera. E terzo elemento che mi spinge a scrivere questo libro, mi ha spinto, è che appunto la gran parte della gente, dell'uomo della strada, pensa che la seconda guerra mondiale e la terza guerra mondiale sono più o meno la stessa cosa, ma è totalmente sbagliato. La terza guerra mondiale non avrà nulla di simile con le guerre precedenti, sarà una guerra dove si mette a repentaglio l'esistenza stessa del genere umano. Quindi questo è il punto. Metà del libro spiega da dove nasce questa crisi. Nasce dall'Occidente. In termini molto semplici ed elementari si esprime in numeri. 1,7. All'inizio del secolo scorso eravamo 1 miliardo e 200 milioni di persone, tutti gli abitanti della Terra. Alla fine del secolo scorso eravamo 7 miliardi. E quando io sento dire il presidente Obama che gli Stati Uniti sono la nazione unica, insostituibile e irripetibile, e che il XXI secolo, come dicono i neocon, deve essere il secolo americano, io rabbrividisco, perché questa è una dichiarazione di guerra al resto del mondo. Molto semplice, non è possibile che il XXI secolo sia il secolo americano, non sarà il secolo americano sempre che ne usciamo vivi. Quindi questo è più o meno il senso di questo libro. Grazie, buon lavoro. Buon lavoro a voi.